Anche oggi il Friuladre è qui a sostenere Vinumroci, un comitato che è nato 7 anni fa, un comitato importante perché ha l'obiettivo di valorizzare le produzioni autoctone, i vini antichi della nostra regione, non solo, ha anche l'obiettivo di avviare una ricerca su tutto il territorio nazionale proprio per individuare quei vigneti antichi che possono ambire ad essere anche commercializzati. Nella nostra regione, oltre al Friulano, abbiamo il Refosco, abbiamo Schioppetto, abbiamo altri vini estremamente importanti che ci hanno dato identità. Il senso della presenza di Friulade è proprio questo, unire il valore del territorio con la sua identità, dare valore ai produttori e alle loro migliori produzioni. Per cui Friuladria non fa solo un'operazione culturale, ma una vera e propria operazione a fianco degli operatori, di tutti gli imprenditori del mondo enologico, per dare a questi delle possibilità di risultati positivi dal punto di vista commerciale. Dunque, il comitato Vinumloci è nato nel 2003, proprio sulla spinta della volontà di salvaguardare, tutelare il patrimonio viticolo italiano. Se è vero, diciamo, no, che al catalogo nazionale sono iscritti 351 vitigni, da cui tutta la nostra enologia, diciamo, trae origine, è altrettanto vero che ne esistono molto probabilmente 1.000 o 2.000 di vitigni, diciamo, no, che fanno parte di questo patrimonio antico e storico, diciamo, che merita appunto di essere comunque considerato. Nel corso di questi anni, anche grazie all'equipe tecnico-scientifica guidata da Attilio Scienza, sono stati realizzati ben 8 campi collezione in tutta Italia, di cui uno anche qui in Friuli nel campo collezione dell'ERZ, e quindi eccoci, da questo punto di vista ci possiamo ritenere interessanti. Questo lavoro naturalmente bisognerà proseguirlo, ma gli obiettivi, ecco, che ci poniamo nei prossimi 3 anni è proprio quello di valorizzare ancora di più la cultura del vitigno autoctono, per far sì che questa cultura diventi in qualche maniera, diciamo, e si diffonda in tutta Europa, perché riteniamo che sia una chiave di volta per riuscire a dare un valore aggiunto importante alla vitivinicoltura europea. È chiaro che il Friuli è dove nasce questo comitato, è chiaro, diciamo, no? Nasce proprio in una terra fertile che ha detto e dirà molto, ecco, sui vitigni autoctoni in Italia ed in Europa. Io l'ho intitolato Oroscopo per un motivo, che sull'oroscopo ci sono due filosofie. Chi non crede assolutamente agli oroscopi, a cominciare da Margherita Hack, che è una grande scienziata, o Piero Angela, chi invece ogni giorno guarda sui giornali, e soprattutto sono tanti quelli che si guardano sui giornali. Questo per dire che ci sono impostazioni molto diverse l'una dall'altra. Appunto, quello che dirò sicuramente potrà andare bene in una parte e non in un'altra. Il mio oroscopo è che nei prossimi anni i vini che andranno saranno vini che non saranno innanzitutto barricati, quindi non saranno molto carichi, saranno vini magari che avranno un'acidità superiore rispetto al passato. E soprattutto saranno vini che non saranno armonici, molto armonici, non saranno setosi, non saranno marmellata. Saranno, secondo me, vini molto più veri, quindi molto più, se vogliamo, espansivi e molto più veri e originali del territorio da cui provengono. Beh, le mode influiscono, però le mode durano poco, possono durare 1 anno, 2 anni, poi tramontano. L'importante è quello che rimane, la tradizione rimane. Magari per qualche anno va fuori moda, però poi ritorna, mentre le mode che si sono così perdute non ritornano più.
mi piacciono moltissimo la Ribolla e la Vitovska, sono due vini bianchi che io amo molto, che mi piacciono molto, e anche il Cabernet Franc è un altro vino che a me piace molto.